Questo da parte mia. Si sorseggiava amabilmente un caffè tra amici in attesa di poter parlare di questo. Vabbè, quanto cos'è? Un termos? Basta con questo caffè, grazie. Oh, allora, eccoci al tavolo. Non ce n'è più, ti prego, donna mia. Va bene. Allora, Piero, ci favore, parliamo ancora una volta a questo tavolo che potremmo definire, senza tema di smentita, sì, il tavolo delle emozioni forti. Sì. Perché è veramente un'emozione forte quella che sta suscitando il successo di critiche, di pubblico, di vendite del vostro libro, giunto addirittura, grazie per avermelo consegnato, alla decima edizione, che è esattamente questa qui. Beh, a questo punto io voglio, interpretando sicuramente il pensiero degli ascoltatori, chiedervi, ma dove volete arrivare con Scritti Cozzati? Ma guarda, io lo supponeva questa domanda, tant'è che Mauro, praticamente la corsa è tra Scritti Cozzati e Guerra e Pace di Leon Tolstoi. Cioè, se noi arriviamo a vendere una copia al di sopra di Guerra e Pace di Tolstoi, la piantiamo uno zippo. Qui quindi un lavoro senza nemmeno grandissime pretese, tutto quello che viene guadagnato. Sì, ci fermiamo, insomma, dove mediamente, ecco. Certo. Beh, io l'ho riletto. Devo dirti che questa volta sono stato particolarmente colpito... Sì, dalla parte introduttiva. Te l'avevo detto io? No, c'ho un senso. Veramente, perché io davvero volevo parlarti della nota introduttiva che già spiega... è necessaria adesso questa pulizia... Pulisci gli occhiali. Va bene, scusami se ti ho interrotto. Dicevo, non sono sicuro che i nostri telespettatori siano stati informati da noi sul fatto che tu spesso hai messo proprio la faccia. Sì, io ci ho spesso rimesso la faccia. Hai messo la faccia, cioè hai interpretato ruoli di spicco. Ah, come attore. Hai recitato. Ho recitato. Accanto ad attori dal grandissimo nome, pochi esempi per tutti, perché a citarli tutti non sarebbe una notte, sarebbe. E che dire di Mastroianni. Mastroianni. Della collaborazione con Richard Gere. Gino Lollobrigida. Anche Gino Lollobrigida. Hoffman, Al Pacino. Non possiamo dirli tutti. Bravo. Paolo Stoffa. Non possiamo. Spencer Tresci. Non possiamo dirli tutti. Roger Vadim. Non possiamo dirli tutti. Pippi Cazzelunghe. Eppure un'apparizione fatta insieme a quella. John Turturro. Scipatore. Non possiamo dirli tutti, se no stiamo alla notte. E tanti altri. Cioè, pensa fino italiani ed internazionali. Internazionali e italiani. Fino all'ultima comparsa di Cinecittà. Caro Piero. Vabbè. Il paradiso può attendere. Sì, pure con Warren Beatty. No, non era una notazione cinematografica. Non capito. Era per dire che dopo due settimane senza un capitolo di Scritti Cozzati la gente comincia a soffrire. Guarda, non mi puoi mettere ogni settimana con le spalle sopra il muro, abbi pazienza. Non si tratta di non questo. Non cede di una scalina. Di un'esigenza ormai. No. Scipatore, sì? Illumina tu il Non mi convince, Non mi convince. Vabbè. Piero, sì. Ci potresti raccontare della tua storia con i Bee Gees? No, i Bee Gees, che c'è? Piero. Beh? Quella è una bomba. Pensavo che... No, fa tutte le settimane, mo ti sei accorto. Quella è una bomba. No, ragazzi, dai. Ma perché tu hai collaborato con i Bee Gees? Mauro, o tu hai letto questo libro o hai preso una fotocopia io ti spiano la strada del successo invece. Ti preparo l'ascoltatore al ogni gradimento. Ogni settimana ci cade. Dai, raccontaci questo capitolo. Toscirmi pure. Facevi il kung fu con quello. Sì. Va bene, abbiamo detto abbiamo detto il titolo del capitolo in cui tu parli di te e dei fratelli. Decise, sì. Il titolo del capitolo è Il sabato sera, punti, a Piero Scamarcio ci prende la febbre. Andiamo, allora con questo racconto significativissimo, amici, siamo tutti orecchie, vai per ascoltare. Deve stare ogni volta a leggere. Dai. Legge perché non ritengo che sia tutto a memoria. Quello è. Vai. Già la febbre, sai, 39 mesi. È un delirio dunque il racconto. Vai, per piacere. Sì. Le luci del sabato sera erano calate al di sopra dell'abitazione. Stava con mio cognato a fare la schedina. E mi sa che le luci sono calate sin troppo, sai? Perché io non riesco più a vedere, intravedere almeno il soggetto di tutto questo. Chi, mio cognato? Racconto. Ma non perdi niente perché fa schifo. No, tuo cognato, perché il soggetto proprio del tuo racconto è troppo buio, io me lo conosco. Mauro, io facevo la schedina. Ehi, per piacere, fai attenzione a questo capitolo perché l'ho scritto prendendo a prestito il metodo letterario di Cioran.
Ah, addirittura. Beh, tu hai presente il suo linguaggio di stampo cartesiano? Ma tu scherzi. No. Io figurati che del linguaggio cartesiano di Cioran, c'ho il poster accanto, per dirti quanto ci tengo, accanto a quello di Pierino Prati in maglia rossonera. Brava. Dei tempi. Bravissima. Allora, se tu ce l'hai già presente di tuo, lo ritrova qua sopra, insieme all'altra pagina, al poster gigante di Pierino Prati in maglia rossonera. Bravissimo. Brava. Bravo, bellissimo, mi fa molto piacere. Show Connedy? Sì, stavo insieme a lui nell'Aston Martin. Sì. Quando vado, eh? Devi. Stavo con mio cognato a fare la schedina. Non eravamo in accordo sulla partita Ternana-Spal. Sì. Cioè, lui praticamente cosa voleva? Lui voleva consumare una doppia e io invece ci volevo mettere l'uno fisso. Oh, non ci fu verso di fargli cambiare idea. Fino a quando? Fino a quando, Mauro, l'ho asfaltato al suolo con un colpo di videoregistratore qua dietro. Cioè, l'ho preso e ce l'ho dato forte dietro la nuca. A questo punto ho motivo di supporre che optaste per l'uno fisso. Supponete bene. Esatto. Brava. Vai. In cucina, mia suocera dal Gis, sì, era intenta a preparare le bracciole per l'indomani. Mm-hmm. Come tutti i lettori sanno, avremmo avuto... E calmo. No, l'enfasi della lettura. Ma te calmo. Come tutti i lettori sanno, avremmo avuto ospite. Chi? Uno solo? Avremmo avuto... Noi, plurali della famiglia, avremmo avuto ospite praticamente a pranzo. Una circa... persona. No, una settantina di ospite. Ospite, hai detto. Ah, una intimi comunque, sì, è una cosa un... Bravo, la comitiva che ci fa, fissi, con cui ce la facciamo, diciamo, eh? Sì, i fissi. Sì, un po' fissi tutti. Attenzione, però c'era un problema. Aia. Due punti. Adalgis non trovava, come si girava e girava dentro a casa, non trovava più lo spazio dove mettere le fette di carne da condire. È un problema che capiamo in pieno, perché 70 bracciole occuperanno pure il loro spazio. Chi morossi stuante? Sì, sembrava Fiorello. Pensavo Alberto Tomba, io, lo sciatore. Vabbè, dai. Mauro... Dicevo, 70 bracciole occuperanno anche il loro spazio. No, non erano 70 le bracciole, 70 erano le persone. E le bracciole allora quante erano? Le bracciole erano almeno 210. Ehi, 210 bracciole. Scusa, manco tre bracciole a testa ci vuoi dare? Abbi pazienza, cioè, scusa, se io vieni a casa tua e mi dai la bracciola, io me la prendo, scusa. E se ne chiedi un'altra, dove fai? La devi trovare. Cioè, allora... almeno tre bracciole a testa, ogni bracciola un avambraccio. Contenta dal gis, contenti tu. Brava. Il tavolo della cucina era pieno. Il tavolo del salone, Mauro, era pieno. Le sedie, i divani erano pieni di bracciole. Sì. Il comodino della camera da letto? Pieno di bracciole. Brava! Stava già a casa sua. No, immagino. Praticamente, i letti a castello dei bambini, Mauro, pieni sia il piano di sotto che il piano di sopra. Cioè, pensa che mia suocera ad Algis, per andare a condire le bracciole che stavano sopra al secondo piano del letto a castello dei bimbi, prendete la scala. Addirittura. Per assalire sopra. Tante sì, signore. Insomma, come posso dire? Sì, ovvero, ovvero. Sofia Loren. Sì, ho recitato pure con quello, ho recitato con tante persone. Sì, vabbè, allora, stavo dicendo, la casa ce l'abbiamo, Tomà, ce la possiamo immaginare. Straboccata. Brava, invasata di bracciole. Infestata di bracciole. A festa di bracciole. Sì. Mauro, sì. Ma il problema non erano tante le bracciole di cui la casa era sovraccolma. Sì. Brava. È stato. Quanto l'aglio che sta dentro la bracciola. Se l'aglio era proporzionato alla quantità di bracciole, non riesco a immaginare il tanfo che doveva regnare. Brava, in quella brava, casa. C'era un tanfo di aglie proprio dentro una casa. Il tanfo non è francese. Tanfo una tanfa di aglio incredibile. Tu pensa che la fatta della casa ci salutò. Dice, signori, ciao. Sì, me ne vado. Sì, è andato via. Sì, si diede lo sfratto da solo. Cosa avvenne a questo punto? A quel punto... Chi è? Questo è un tragico? To be or not to be. Visto? That's the question. Lorenzo Olivia. Sì, sì, quando recitava tragedie. Con la tre quarti. È perché non c'avevamo il testo. E diamo un calcio ai miti. Per piacere. Sì. Allora, che succede a questo punto? In questo tanf c'era un macello praticamente. Io ci venette un'idea. A me praticamente. Dai. Siccome mio cognato stava ancora per terra che non dava segni di vita, capito? Sì. Chiamai Adalgis, dice, Adalgis, vieni di corsa.
mettiamo le bracciole pur sopra mio cognato che stava steso a terra e occupava un posto con tutto l'assacchino, dice mia suocera, con tutto l'assacchino. Mi sembra un'idea brava, ottima, brava, approvata da lei. Immagino. Mauro, sì, mentre ci stava a mettere le bracciole con tutto gli stecchini sopra mio cognato... In quel frantunque... Brava, in quel frantunque, cosa succede? Qua avevo con il citofono il telefono, non ti puoi sbagliare. La prima soluzione. Il citofono. Brava, risposta esatta. Chi era? Chi era? E fammi andare a rispondere. Aspetta, un momento solo. Allora, prende la cornetta, sopra... Faccio... È quella di citofono, no? Sì. Allora, prendo il telefono, come fai? Pratto! È diverso. Allora, faccio, rispondo la cornetta. Chi è? Sì. Però, si sente dall'un'altra parte, sono Andy Gibb. Capito? Andy Gibb. Gibb. Andy Gibb. Andy Gibb. Quark. Rindindin? Origina quella. Allora, ripeti, Tracani, si ci intendeva. Bravo. Si ci intendeva la allora, Piero, sono Andy Gibb. Gibb. Ancora. Oh, chiedi a lui come si dice. Andy, come ti chiami il cognome? Che ha detto? Che ha detto? Gibb. Hai visto? Vai. Beh. Io sono Kate View. Ecco, bravo. Chi è il fratello? Insomma, fa, sono Andy Gibb, il fratello grande dei Bee Gees. Andy, fece io, scusa, cosa c'è? No, niente, Piero, siccome sto litigato con mio fratello, volevo sapere se te la senti di unirti al gruppo. Mm. Andy, come disse una cosa del genere, al citofono, spaventebbe. Mm. Beh, chiaro. Allora fece, mi prende in un momento che non riesco tanto a capire bene. Ed è che quello, il citofono era disturbato, forse, con no, tal, no, signore, con era l'odore dell'aglio, la tanfa di aglio di prima. Che era diventata la tanfa. Che mi stava prendendo alla testa come un cerchio. Cioè, tu pensi, le pallette di ecstasy, quello, ci facevano un baffo alla bracciola. Chi è? Serena Grandi. Schwarzenegger. ti sei soffermato da questo? Non hai notato, non hai notato. Insomma... Piero insistebbe Andy al citofono. Insomma, che deve fare? Viene? Allora, Andy fece io, va bene, viene. Insomma, scese giù di corsa a 7 a 8 gli scalini, praticamente. Sì. Passiamo a prendere John Travolta dalla farmacia dove lavorava John Travolta, sì, praticamente, e facciamo le musiche per Saturday Night Fever. E da lì... E tu lo fai. L'applauso da solo, giusto? Finire. Va bene, e da qui nasce il mito dei Bee Gees, di Piero Scamarcio, di John Travolta e tante che ne ha più di me. Sì. Sì. Pubblicità. Va bene. Dai, ci vediamo la prossima settimana. Sì. Grazie anche a te, complimenti per la memoria, scimmiatore. Ci vediamo fra pochissimo.